Sobria ma partecipata cerimonia in piazzale Unità d'Italia Udine per il trentennale della fondazione del gruppo comunale di protezione civile, con la scopertura della targa intitolata a Giuseppe Zamberletti, senatore di origini varesine ma di fatto cittadino onorario del Friuli Venezia Giulia. Scomparso nel 2019, ebbe la straordinaria intuizione, altri tempi, di creare il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, introducendo una visione nuova con concetti come previsione e prevenzione, distinti dall'attività di soccorso. Dopo il disastroso terremoto friulano, nel maggio del 1976 venne nominato commissario per l'emergenza in qualità di sottosegretario all'interno con delega alla Protezione Civile. Le sue intuizioni sono state fondamentali per arrivare all'attuale sistema nazionale ed europeo. Il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, anche titolare dell'assessorato alla protezione civile. Ci ha insegnato la prevenzione, bisogna prevenire gli eventi in modo che quel che accade possa essere meno invasivo, e ci ha insegnato un'altra cosa, che il sistema di protezione civile non può pensare di organizzarsi soltanto sugli eventi che prima di questa pandemia erano considerati il mare, il bosco, la montagna, il terremoto, cioè gli eventi fisici. In realtà abbiamo capito anche come la pandemia e quindi l'emergenza sanitaria non sia così nascosta, la stiamo vivendo, e se non avessimo avuto il sistema di protezione civile capace ad adattarsi anche dal punto di vista organizzativo a questo sistema, oggi noi avremmo gestito e staremmo gestendo una pandemia con maggiore difficoltà. Sono le due grandi lezioni che Zamberletti ha sempre insegnato, fino ad arrivare alla protezione civile europea, che è un'altra grande intuizione e conquista che, grazie al lavoro dell'onorevole Zamberletti, oggi noi possiamo contare su queste esperienze importanti.